Certo, forse a questo punto è meglio giocare in trasferta, viste le ultime partite, visto che probabilmente il Varese, che è molto lanciato, cercherà di fare la partita, ci saranno un po' più di spazi, c'è qualche rientro, forse è meglio così. Ma di sicuro affrontiamo una delle squadre più in salute del campionato, reduce da una vittoria importante a Nocera, una squadra che sta giocando molto bene, che ha ritrovato gli splendori della scorsa stagione. Non dimentichiamo che il Varese ha fatto le finali playoff, quindi è un organico importante che si è ulteriormente rinforzato quest'anno, e il Maran ha dato qualcosa di importante a questo gruppo, perché hanno cominciato a volare da un po' di tempo a questa parte, quindi affrontiamo una squadra molto forte. Non so che atteggiamento terranno, forse fuori casa troveremo avversari più propensi a fare la partita che non sul nostro campo. Questo potrebbe in teoria facilitarci. A me quello che interessa è che ci sia l'atteggiamento e lo spirito di Sassuolo, di altre partite, non certamente delle ultime due prestazioni in casa. L'atteggiamento di quelle prestazioni, possiamo anche incontrare un avversario debole, ma non ci porta a niente. Dobbiamo giocare, al di là di quello che fanno loro, dobbiamo fare una grossa partita noi, perché domani è uno dei momenti per me, per i calciatori, lo considero bello, perché si vive per avere delle emozioni, per avere un po' di adrenalina, e se domani non c'è adrenalina è meglio che si metta un po' tutti a pensare se è giusto quello che stiamo facendo. Quindi domani chi giocherà avrà, secondo me sarà un momento importante, perché ci giochiamo tanto, ci giochiamo un finale di annata all'insegna di prestazioni ultimamente deludenti, quindi dobbiamo per forza in tre partite risollevare la baracca. Brescia deve risollevarsi a partire da domani, ci vuole una prestazione buona e magari anche quel pizzico di buona sorte che sarebbe anche un ingrediente importante. Ha detto chi giocherà? E come giocherà? No, cambio qualcosa, ma non lo faccio per tattica, lo voglio tenere i giocatori sulle spine, perché qualcosa va a vario, non credo nell'assetto, perché non è che la difesa 3 mi ha straconvinto in settimana, non ci sono degli interlocutori in questo momento, non so se è lì la certezza che devo dare o rischio di togliere, capito? Quindi il senso è questo, io in questo momento devo trovare delle certezze, agganciare i giocatori a più certezze possibili, e ci ho pensato veramente tanto, credetemi, sono stati giorni di grande meditazione, perché l'equilibrio è precario, il fatto di cambiare solo perché c'è da cambiare, no, cambio se c'è qualcosa che porta dei miglioramenti certi, non sono certo di questo miglioramento, però qualcosa potrei variare negli uomini. Bravissimo. Ma parliamo quindi di 2, 3, 1. Parlo di robustire un po' il centrocampo, perché ci sarà comunque sia il Varese, una squadra fisicamente stratosferica, una squadra dove devi prepararti una battaglia campale domani. Domani è una partita tosta fisicamente, grandi ritmi, grandi combattimenti corpo a corpo, perché agonisticamente il Varese è una squadra disumana, lo era in questi anni con Sannino, ha mantenuto a mio avviso, hanno mantenuto questi giocatori questo atteggiamento, Maran ha portato ulteriori ottime cose, e quindi c'è questa possibilità, qualcosa comunque da cambiare. Beh, in un contesto così ti servirebbe il miglior basso. Servirebbe, è uno dei giocatori che io assolutamente ho necessità di ritrovarlo, e non è che ho paura a dire queste cose, perché io quando faccio delle dichiarazioni a voi vuol dire che ne ho già parlato e ho detto interessato, non voglio mai che abbiano delle notizie per interposta persona. La notizia che arriva, che leggo sul giornale, deve essere una cosa che ribadisce il mio pensiero più su di loro. Quindi mi piacerebbe che fosse anche da parte loro così. Lo faccio perché io con lui sono molto esigente, non sono contento di come sta facendo, ma perché lo stimo tantissimo, perché io so che lui è un giocatore tra importante di questa squadra. Deve riuscire a togliersi qualche ragnatela che ha in testa in questo momento, perché qualche problema ha
deve averlo se ha calato così intensità, se sta accettando così passivamente di non giocare, e io voglio invece che Adam torni i giochi di porta. Lui è uno dei candidati per poter giocare domani, quindi quando dico robustia centrocampo, insomma, robustia come caratteristica, adesso al di là dell'aspetto fisico, come caratteristica, c'è da correre, c'è da pedalare, domani c'è da non torneremo indietro piede, c'è da fare una gara di grande intensità, quindi se la sta giocando, se l'è andato benino questa settimana, sta dando dei segnali di ripresa. Mi auguro che sia, nel caso in cui venga chiamato in causa, che dia una risposta che io so che mi può dare e che quando l'ha data abbiamo fatto anche sempre dei bei risultati. Quando Adam ha giocato e giocato bene, questo è coinciso con risultati importanti per la squadra. E nella robustità anche la difesa, è arrivato Martinez. Martinez non so, non è ancora, non è arrivato tanto, credo che sia un discorso proprio legato a, esatto, ma a minuti, a dettagli finali, ma credo che sia è convocato. Che cosa può dare Martinez a questa squadra adesso? Allora, innanzitutto Martinez è un giocatore che si è sempre allenato fin dal ritiro con noi e si è sempre allenato bene, questo l'ho sempre ribadito quando lui era stato, aveva fatto la sessione. Niente da dire, un ragazzo che si è sempre allenato bene e ha sempre avuto un atteggiamento positivo verso l'allenamento, non ha mai subito l'allenamento ma lo ha sempre attaccato di petto perché si stava preparando per un qualcosa. Quel qualcosa è diventato ancora il Brescia, si è reso disponibile, ha forzato proprio lui le cose per poter rientrare nel gruppo, capendo il momento, credo che lui abbia avvertito dopo tanti anni passati qui a Brescia, dove ha avuto tantissimo, si è rimesso in discussione, ha voglia di dare qualcosa a questa squadra, a questa gente. Quello che ha detto, che vi siete parlati nei giorni scorsi, è stato un colloquio fondamentale. Riguardo Martinez? Sì, con Martinez. Ma io con Martinez non so perché, ma ho un rapporto straordinario, cioè nel senso che... Anche lui lo dice. Ma veramente, io Martinez veramente... È particolare, ma Martinez è un ragazzo che magari vinci 3-0 una partita e lui va via dallo spogliatoio senza neanche salutare perché è fatto così, oppure hai perso, te lo trovi lì prima, non lo so, è un ragazzo che si fa gli affari suoi, a me non mi interessa, in campo però lavora bene, è tosto, è intelligente, è un giocatore di grande mestiere, potrebbe dare, per rispondere alla tua domanda, potrebbe dare al nostro reparto arretrato che vive di gioventù, potrebbe dare quella comunicazione, quella lettura, quelle due o tre furbate che noi in questo momento non abbiamo. Noi dico che la presa che salta con Albino Leffe, se gli altri non lo fanno ci possiamo noi farlo, quindi siamo in difficoltà, ma non un giocatore, se come reparto farlo. Un reparto che in questo momento si sente un po' sotto esame perché i dati parlano, stiamo subendo dei gol e quindi a me non interessa i motivi, gli alibi, non mi interessa, li prendiamo e questo c'è da migliorarlo. E Martinez può portare in questo frangente qualche cosa di importante. Sono tranquillo perché se dovesse arrivare al transfer e quindi essere a disposizione, lui virtualmente è sempre stato un nostro giocatore, ha sempre lavorato con il reparto difensivo, anche queste settimane che lui aveva rescisso il contratto, ha sempre lavorato con noi, proprio perché si comportava bene e io gli ho dato il modo di poter continuare a lavorare in certa maniera, quindi sa tutto quello che abbiamo bisogno, quello che facciamo noi, i movimenti, in più c'è qualcosa di suo, quindi se mi arriva il transfer, Martina è come se fosse... così salto giocatore che è in concorrenza per giocare, perché lui sì, gli mancherà un po' di partita, però è anche vero che è un mestierante, quindi non credo che abbia bisogno di chissà che cosa. Poi fisicamente è veramente a posto. Potremmo anche trovarlo titolare. Perché no? Perché no? Credo che se arriva, visto che la società ha fatto il diavolo a 4 per prenderlo, se è a disposizione a questo punto. Se è pronto. No, lui è fisicamente pronto. È chiaro che è come se rientrasse adesso Zoboli dall'infortunio, è chiaro che non so quanto che ritmo partita può avere, ma io so che un giocatore, capito, faccio questo esempio un po' banale, ma se arriva al transfer Martinez vive la titolarità come tutti gli altri, perché lui eventualmente ha fatto tutto quello che hanno fatto gli altri in allenamento.
una difesa a 4 regole come centrale, come esterno? Allora, domani sugli esterni troveremo difficoltà grosse, perché abbiamo due avversari su questi esterni temibili. Centralmente potrebbe dare al suo compagno del parto quel qualcosa in più per alleggerirlo dalla pressione, per aiutarlo a sgravarlo da certi incombenti. Quindi sull'esterno, ecco, lì potrebbe veramente magari andare in difficoltà le prime partite, perché non avendo ritmo gara domani troverebbe veramente pane più sui denti. Se dovesse giocare, questo lo posso dire al 100%, se gioca, gioca centrale, anche perché lui credo che preferisca questa soluzione, se gioca. Altre domande? L'Inter come si sente personalmente? Come ha sentito la società questa settimana? Vicina, lontana? Ma guarda, il fatto... L'Inter, confesso, un po' solo, mi sembra con lui. Sì? Un po' gli altri da una parte, lei dall'altra in campo, pensieroso, no? Beh, ma in campo sono sempre, non c'è mai, cioè, in che senso, da una parte o dall'altra? Ma no, mi è sembrato anche lunedì che non... Cioè, è rimasto bene la squadra, con il sorteggio ci aspettavamo tutti, credo che venisse il presidente, venisse qualcuno a parlare alla società, invece... Ah, no, vabbè, ma è stata una settimana probabilmente ricca di impegni anche per la società, incontri, appuntamenti, hanno dovuto riunirsi tante volte, quindi no, ma li ho sentiti, ho parlato con il presidente, ho parlato con Saleri, ho parlato con il direttore, no, assolutamente. Hanno ribadito il concetto di che vogliamo tirarci fuori insieme da questa situazione. Più di questo, se tra nei miei confronti non poteva fare. Io non chiedo niente altro, non mi interessa che siano lì con me a farmi troppe carezze. Mi giusto, hanno fatto una presa decisione e ci siamo sentiti e visti il giusto. E, no, se fate essere pensieroso, insomma. Capisco. Un po' di pensieri, no, però. Ma a volte sai, sei lì che trovi un po' di concentrazione per... devo trovare delle soluzioni. È chiaro che quello che stiamo facendo fino adesso, in questo mese e mezzo, due mesi, non basta. Gol non lo facciamo con facilità, lo prendiamo con facilità, quindi qualcosa c'è da modificare. Quindi ecco il pensiero di trovare delle soluzioni e non piangersi addosso. Questo è sempre stata la mia forza quando giocavo e di questi primi anni che alleno. Ho avuto difficoltà anche peggio di quella che ho avuto quest'anno come assessore societario. Quindi io devo trovare delle soluzioni. Poi Brescia ti comporta pressioni e ribalte diverse, quindi viene notato dai giornalisti, magari che io ero lì sul campo pensieroso, da altre parti non sa neanche, voi siete molto attenti, siete presenti, quindi ma non credo che fosse stata una cosa. Era anche il giorno dopo, quindi non è che... Però io l'ho vissuta tranquillamente, cioè tranquillamente è una parola grossa, ma l'ho vissuta con la dignità di un professionista che sa esattamente quello che va incontro, ma io so soprattutto quello che sto facendo, me lo tengo, stretto e forte. Poi i difetti, guai, difetti, errori, assolutamente, anzi, forse i pensieri sono quelli... L'allenatore bravo per me non è quello che non sbaglia mai, ma è quello che sbaglia poco, quello che sbaglia un po' di meno, perché sbagliare mai è impossibile. Consapevole che sta aiutando, tra virgolette, la società a cambiare cammino, è successo con me, non mai visto. Ma sì, ma non si era neanche mai visto. Sì, però che la situazione è diversa. Io credo che si sia valutato da quello che c'era all'inizio, come valore contingente della propria squadra, dai problemi esterni che c'erano, dai problemi della retrocessione, si è partiti con una valenza e credo che il valore del lavoro svolto finora è stato proprio quello di aver in un certo momento messo a posto le cose. E quindi in questo momento di difficoltà credo che abbiano valutato che ci sia del valore nel lavoro svolto. E c'è una coerenza, diciamo. Molto. Molto incoerente, però è chiaro che io capisco, non si può mica continuare a andare così, non lo vogliamo noi, ma io voglio che anche i giocatori, capito, al di là della società, dell'allenatore, anche loro devono, in questo momento, soprattutto loro, devono reagire e non accettare questo momento, perché il Varese ci stia aspettando come per fare una passeggiata,
e irritante, no? Da una parte può essere, vabbè, meglio se si snobbano, ma dall'altra, insomma, fino a 5-6 partite fa, anche quando abbiamo perso le prime partite della serie brutta che abbiamo avuto, abbiamo dettato legge sotto certi punti di vista, contro di noi era dura per tutti giocare, e quando giochiamo a pallone e corriamo e lottiamo è dura ancora adesso, perché a Sassuolo l'abbiamo dimostrato, quindi voglio che i giocatori reagiscano, devono reagire per prendersi delle responsabilità e avere il coraggio, perché sono bravi, hanno la possibilità di fare una grande stagione ancora nonostante queste difficoltà. Se superiamo questa difficoltà diventiamo fortissimi. Questo è il momento in cui io e i giocatori, se riusciamo a sopravvivere a questo, sopravvivere, passatemi il termine, diventiamo tutti molto più forti, ma anche come società soprattutto. Se passiamo questo momento la società si riabilita nella scelta che ha fatto, secondo me il Brescia diventa una società molto più forte e noi, io e la squadra, ancora più bravi. Davanti ti piace di più l'idea di una punta come può essere Jonathan, se due giocatori larghi tra le varie mezze punte che ci sono, o può essere bene o male la coppia, il tandem di giocatori forti fisicamente è immancabile? Non è scontato questo, ho valutato delle altre soluzioni, ho bisogno di mettere in difficoltà la fisicità del Varese a livello di prestanza. In difesa sono tutti, se giocano Terlizzi, il cacciatore o Puccino, sono tutti dei mattantoni importanti. C'è bisogno di andare a scardinare un po' questa loro convinzione che l'aspetto fisico sarà prioritario per loro. I centimetri, i muscoli non li abbiamo a nostro favore, abbiamo delle altre qualità che ho lavorato per poter questa settimana andare a creare dei disturbi a loro con la velocità, con la rapidità, con qualcosa che noi non siamo riusciti a fare, che sono gli inserimenti senza palla, gli attacchi degli spazi. Queste però sono qualità che non sono facili, voi che seguite il calcio da tanti anni sapete che non è facile cambiare la natura di un giocatore, però stiamo lavorando per migliorare un pochino questo aspetto. Quindi davanti qualcosa può essere cambiato come caratteristiche, però otterremo due punti, questo è sicuro. E poi vediamo con l'esterno il tema, otteniamo due punti. Sono le caratteristiche delle punte che stiamo valutando quali saranno.